Io non ti vedo, ma loro probabilmente sì. Ti vediamo, ti vediamo. Tutto bene? Aspetta, ok. Sì, sì, tutto bene. Ti è piaciuto il lago o ti piace di più la piscina? No, no, in realtà ero un po' triste quando siamo tornati in piscina. Ah, ecco, vedi tu, bene, bene. Dopo il lago è stato adesso che dobbiamo tornare in piscina. Bene, bene, avete lo spirito giusto, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Vi faccio una domanda. A che profondità possiamo arrivare con il brevetto Open Water Diver? Senza paura. 18. Bravi. Allora, qui davanti ovviamente vedete due profili di immersione. Ok? Quella a sinistra. Vedete anche il mouse? Sì. Questa è una quadra. Questa è una multilivello. È abbastanza chiaro, no? Come profilo. Con una si scende, si arriva alla massima profondità, si fa un tempo di fondo e poi dal momento in cui si stacca si risale alla superficie, facendo ovviamente la sosta a 5 metri, ok? Nella seconda invece si sale gradatamente fino ad arrivare alla superficie, ma anche qui dovremo fare 3 minuti di sosta a 5 metri. Ok? Con le tabelle si riesce a calcolare la prima. Voi non so se le avete ancora viste. Chiara, tu hai finito il libro? Ah, mancano le tabelle e sto rivedendo in realtà la questione azoto perché sono un po' andato male, cioè se c'è la mia capina, insomma. Benissimo, no, non c'è problema. Dopo la fine di questa lezione vediamo anche le tabelle. Con le tabelle, che era diciamo il metodo prima che inventassero i computer, i subacquei calcolavano e pianificavano le immersioni sulla base della profondità massima che potevano fare, ok? Però molto più spesso non si fanno delle immersioni quadre, a meno che non andiate a un relitto come l'Eudokia. Normalmente si scende alla massima profondità e poi man mano si risale a diverse temperature, profondità, ok? Lo faremo anche al lago. La quarta immersione che faremo sarà comunque un'immersione dove all'inizio scenderemo un po' di più e poi a un certo punto torneremo indietro e inizieremo a risalire gradatamente, ok? Quando si parla di tempo di fondo, ok? Il tempo di fondo è il tempo che va dall'inizio, cioè da questo punto, quando ci si inizia ad immergere, ok? Dal momento in cui si inizia a risalire. Quindi in questo caso questo, oppure questo qui, ok? Invece il tempo totale di immersione è dal momento in cui ci si immerge fino a quando si esce. D'accordo? L'intervallo di superficie è quel tempo tra la fine della prima immersione e l'inizio dell'immersione successiva. Giusto per darvi un'idea. Quando usiamo questi termini, che cosa intendiamo? Se già facciamo due immersioni, si parla di immersioni ripetitive, che devono essere fatte entro le 12 ore. Una cosa importante, per esempio, e lo vedremo con le tabelle molto chiaramente, è che ci sono dei limiti di tempo in cui se noi stiamo all'interno di questi limiti di tempo abbiamo un accesso alla superficie diretto, si dice. Quindi facciamo sempre la sosta a 3 metri, ma allo stesso tempo
possiamo uscire direttamente senza nessun rischio. Quando invece si eccede del tempo, si fa un'immersione con decompressione, ok? Quindi il livello di azoto assorbito non permette una risalita sicura alla superficie, ok? Diretta. Ci si deve fermare a decomprimere, cioè a espellere l'azoto dal nostro corpo. Ovviamente questo tipo di immersione richiede un brevetto specifico, ok? Per esempio i brevetti tech. Voi col vostro brevetto non siete preparati e formati adeguatamente per fare immersioni con decompressione oppure anche dette fuori curva. Ok? Voi no, non dovreste eccedere di quel tempo per cui dopo dovete per forza fare delle soste obbligatorie. Il computer è uno strumento utilissimo. Tu, Silvia, avevi quello di Luca, giusto? In prova. O mi ricordo male, o forse ne avevi uno tuo. No, no, confermo. Avevo quello di Luca che me l'ha prestato. E cosa hai visto da quel computer? Beh, c'era la profondità istantanea, sì. La temperatura dell'acqua, sì. L'orario, e poi c'era appunto il tempo... Tempo massimo, non mi ricordo come era scritto in inglese, ma appunto era il tempo massimo che sarei potuta rimanere in acqua, insomma, prima di uscire dalla curva. Esattamente. Ormai tutti i computer attuali, moderni, hanno questa tipologia di informazioni. Quindi, profondità, ok? Il tempo, cioè da quando siete in acqua, quindi la durata dell'immersione, la temperatura dell'acqua, quanto tempo vi manca per uscire fuori curva e quindi aver bisogno di decompressione. Tutti i computer ad un certo punto vi calcolano anche la sosta a 3 metri, okay? Vedrete un conteggio alla rovescia di solito. Tutti i computer ormai hanno la doppia miscela, quindi aria oppure aria arricchita, nitrox. Ne abbiamo già parlato, ma giusto per ripetere, 21% di ossigeno, 79% di azoto, no? L'aria normale, quella che noi abbiamo respirato fino adesso. Con un brevetto, una preparazione, un brevetto nitrox, potete aumentare fino al 40% di ossigeno, ok? Questo cosa comporta? Comporta ovviamente un tempo di fondo molto più lungo, senza uscire fuori curva, quindi non avrete la necessità di fare compressione, ok? Oltre a questo ha una serie di altri vantaggi, meno azoto vuol dire meno bolle che circolano, significa anche essere meno stanchi alla fine dell'immersione. E sono ovviamente tutte cose molto utili, soprattutto se si va in ferie, se si fanno immersioni ripetitive. Perché se la prima immersione è abbastanza blanda normalmente, quando si cominciano a fare tutta una serie di immersioni una dietro l'altra, due o tre al giorno, cosa che magari può capitarvi in una crociera, ma anche in una vacanza subacquea, il tempo di fondo inizia a ridursi molto e quindi per non uscire fuori curva dovrete fare delle immersioni più corte se non avrete il nitrox, ok? Normalmente avete visto noi, ma lo vedrete ancora, c'è una costanza. Prima di immergersi con il gruppo, con una guida, ci sono tutta una serie, lo chiamiamo briefing, un discorso da fare precedentemente. Quindi la prima cosa che si deciderà sarà l'obiettivo dell'immersione, giusto? Cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a vedere? Le condizioni dell'immersione. C'è onda? C'è corrente?
l'acqua calda, l'acqua fredda, tutte, oppure c'è visibilità, non c'è visibilità, un po' quello che a cui noi vi abbiamo preparato prima del lago, giusto? Vi abbiamo detto cosa portarvi guanti, farà più freddo, sarà un po' più scuro, corretto? C'è una pianificazione, anche nelle immersioni ricreative vi verrà detto che cosa si fa, ok? Entriamo col passo del gigante, ci immergiamo fino a 5 metri sotto la piattaforma, seguiremo con la costa a destra fino ad arrivare a un determinato punto, poi torneremo indietro con una determinata profondità fino ad arrivare a fare la sosta dei 3 minuti, navigazione da fermi, cioè, saranno tutta una serie di indicazioni che vi verranno date anche per permettere a voi di sapere che cosa vi aspetta, ok? Vi verranno date tutta una serie di comunicazioni, verranno ripetuti i segnali, per esempio, come si fa 100, come si fa 50, ve lo ricordate? Io non vi vedo purtroppo. Qualcuno mi risponda, che mi sembra di parlare col muro. Sì. Ok, grazie. Poi però sarà molto importante che voi vi parliate col vostro compagno, perché in realtà siete tutti maggiorenni e siete tutti brevettati, quindi ci sarà una guida probabilmente nelle vostre immersioni, ovunque andiate, ma è fondamentale che tra voi e il vostro compagno ci sia tutta una serie di scelte, accordi. Avvisami se arrivi a 100, guarda, stammi a destra perché sono un po' di torcicollo, non riesco a girarmi a sinistra, cosa che succede di solito a me, ok? Sono tutte cose per cui dovete accordarvi, ho la torcia qui, ho i piombi di qua, prendere confidenza sia con la vostra attrezzatura che con l'attrezzatura del compagno, motivo per cui facciamo il controllo pre-immersione, guarda sempre come siamo organizzati, che adesso magari vi immergete sempre con le stesse persone e più o meno avete lo stesso GAV, la stessa cintura dei piombi, le stesse cose, ma se vi immergete con qualcuno che non conoscete è importante sapere dove ha la pallina per sgonfiare il GAV, ok? È importante vedere come si entra in acqua o da che parte si esce dall'acqua. Non è detto che ci sia sempre una scaletta, si potrebbe fare via costa. Decidere prima se ci perdiamo che cosa facciamo, aspettiamo un minuto, ci cerchiamo, usciamo, saltiamo i 3 minuti, non saltiamo i 3 minuti, sono cose che vanno decise insieme, ok? Procedure di emergenza, se vi immergete con un diving ovviamente dovrebbero avere l'ossigeno a portata di mano, alcuni per esempio in alcune immersioni vi mettono una bombola aggiuntiva a 5 metri, perché se siete scarsi d'aria potete arrivare ai 5 metri, aprire la bombola e respirare direttamente l'aerogatore, ok? La cosa fondamentale, e questa ricordatevela sempre, è che se non vi sentite in grado di affrontare l'immersione, vi potete tirare indietro anche all'ultimo minuto. C'è troppa onda, non me lo sento. Ho dormito male stanotte, preferisco non andare. Non mi sento sicuro, non ci vado. Ok? Nessuno deve insistere, nessuno deve obbligarvi. Ed è una scelta personale. Va bene? Nessuno parla, vado avanti. Sì. Bene, alcune procedure di immersioni da costa. Cioè, cosa vuol dire? Noi, per esempio, ci siamo immersi dalla nostra piattaforma.
potremmo anche, per farvi fare questa bellissima esperienza, immergerci da sinistra, quindi entrare senza il passo del gigante. Scoprireste che è molto più difficile entrare in acqua da quella parte lì, piuttosto che il passo del gigante. E il lago non ha l'onda, non c'è risacca, ok? Ma quando ci si mettono le pinne, dopo si deve camminare all'indietro, per esempio. Dovremo, spero che organizzeremo a breve un'uscita sistiana, lì scoprirete che ci sono dei sassi, che c'è l'onda e che bisogna anche stare attenti a come si entra, quando ci si deve fermare, quando fare resistenza all'onda, quando invece lasciarsi anche un po' trasportare. Ovviamente sarà importante avere lo snorkel in quel caso lì per risparmiare aria dalla bombola. Ok? Se c'è onda potrebbe vedersi poco perché l'onda smuove il fondo. Dobbiamo stare attenti alle correnti. Ci sono correnti longitudinali in alcune situazioni. Ti allontanano da dove vuoi andare tu. Queste sono cose che normalmente il dive master o comunque il diving che vi dà l'accesso all'immersione vi dice o vi spiega, potreste anche immergervi da soli. Quindi, secondo me è meglio provarle di persona piuttosto che spiegarle a voce. Poi, se Torre vuoi aggiungere qualcosa, sei il benvenuto. Scusate che sono senza il microfono. No, no, va bene. Bisogna preoccuparsi di fare un po' di esperienza, quindi un po' alla volta le cose si provano e si capiscono. Teoricamente sì. Parlando è facile, o molto difficile, dipende. Okay. Poi dopo, quando ci mettiamo lì nel lato pratico, è lì che poi risultano le cose, quindi come vi abbiamo detto in generale, adesso finiremo il brevetto, però dopo cominciate a imparare a far subacquea, quando cominciate ad andare in acqua e cominciate effettivamente a provare a capire. Questa prima fase è un po'... Sì, ma dove sono capitato, ma cosa ci sto facendo qui, ma cosa sto facendo, e tutte queste cose, questo tipo di ragionamenti che uno si trova a fare, no? Guardate voi stessi, guardate quello che vi succede, poi alla volta comincerete anche a guardarvi attorno, insomma, e non solo per cercare i pesciolini che girano attorno alla piattaforma, quindi anche per guardare un po' più in là. Per esempio, una cosa importante delle immersioni da costa quando c'è onda è che se magari all'andata siete pieni di energia, alla fine dell'immersione potreste essere molto stanchi, ok? E uscire con l'onda e molto stanchi è più difficile. Quindi anche queste sono valutazioni da fare prima di un'immersione, decidere che magari, beh, sai che c'è, la faccio un po' più corta perché c'è tanta onda e preferisco prestare più attenzione e risparmiare un po' di energia. Però queste cose vanno dette e ci si deve accordare con il compagno, ok? Perché non si può dare per scontato che ce lo si spiega dopo sotto. Sotto è più difficile. Ok? Vado oltre. Procedure adeguate all'immersione dalla barca. Barca. Allora, immagino che Silvia e Tommaso non soffrano il mare, perché so che avete la barca o comunque avete fatto il corso di patente nautica. Mi immagino che non soffriate il mare. Abbastanza. Ecco. Ogni tanto, diciamo... Vabbè, è occasione straordinaria. È occasione straordinaria, esatto. Ecco.
ci sono tanti subacquei che soffrono il mare, io fortunatamente non sono tra quelli. Potete prendervi delle medicine, dovete stare attenti a cosa vi prendete. Magari dovreste averlo già preso prima, in modo tale da sapere che non vi fa male. Dovete stare attenti che non interferisca comunque con la pressione, quindi è sempre bene chiedere a un medico. Meglio se un medico che ne sa di subacquea. Ok? Quindi un medico iperbarico o comunque un medico che è informato di cosa si fa in acqua. Per le immersioni da barca, ovviamente, se si sa che si soffre di mare, è bene prepararsi l'attrezzatura il prima possibile, quindi magari anche prima di salire in barca, in modo tale che nel momento in cui la barca si ferma, ed è il momento in cui uno inizia a soffrire, cosa fa? Può buttare l'attrezzatura in acqua e vestirsi in mare, e questo aiuta di solito, almeno ho visto che aiuta le persone a soffrire un po' meno, ok? Oppure ci si veste in modo tale che quasi in corsa, per poi nel momento in cui la barca si ferma, mi tuffo e aspetto il mio buddy, anche se dovrebbe essere subito dietro di me, in acqua. Ok? Passo del gigante per le barche alte, entrata da dietro per il gommone. Normalmente queste due sono le uscite. Quello di cui dovete, cioè le entrate in acqua. La parte, un'altra roba invece sono le risalite in barca. Ci sono barche che hanno addirittura l'ascensore, come in Spagna, o in certi posti della Croazia. Ci sono altri che hanno la scaletta e quindi bisogna tirarsi su a braccia. Se si hanno problemi di schiena, magari è bene avvisare prima, chiedere aiuto alla persona che rimane in barca, se magari ci può prendere l'attrezzatura o comunque ci si può passare i piombi, ok? Ci sono barche tipo in Egitto dove ci si tira su a braccia. Ovviamente io non ce la faccio, quindi mi dava una mano e mi tirava su lui quasi. Giusto per farvi un'idea. Dopodiché, oh bello, esecuzione dell'immersione. Allora, come avete visto, l'entrata in acqua, bisogna stare attenti dove si entra, decidere come si entra. Passo del gigante, vado indietro da costa, entrata da dietro, a seconda ovviamente della situazione in cui siete. La zavorra corretta vi permette, vi aiuta ad avere un assetto migliore, a fare meno fatica, a risparmiare aria. Noi al lago abbiamo fatto la pesata. Giusto? E vi siete più o meno capiti su quanti chili dovete usare per potervi immergere. Se cambiate qualcosa nell'attrezzatura, anche la pesata va rivista, quindi cambiate la bombola, dovete provare. Cambiate la muta perché mettete una più leggera, fate una prova, non vi costa molto, ci mettete 2 minuti e magari vi permette di fare un'immersione più divertente e più rilassata. Ok? E a quel punto riuscite anche a scendere in modo corretto, senza sbattere sul fondale, che se va bene è sabbia e quindi ci vedete un po' meno, se va male c'è corallo e magari rovinate l'attrezzatura, vi tagliate oppure magari insomma danneggiate il corallo, che non è bene. Navigazione. Vi abbiamo detto prendete i punti, no? Nella discesa in 5 punti. Prendete dei riferimenti in modo tale da sapere che dovete uscire nella stessa zona. Una cosa che imparerete sabato al lago sarà anche l'utilizzo della bussola. In questo corso con la bussola si fa andata e ritorno, che è la parte basica. Però vi potrebbe permettere di arrivare, immergervi da sotto
la piattaforma, cioè il pontile e arrivare fino alla piattaforma dei 5 metri e magari il punto successivo potrebbe essere arrivare al furgone che è a 12 metri. Non ci sono ovviamente riferimenti in acqua, soprattutto al lago, non li vedete quantomeno, e quindi la bussola è molto importante. Oppure avete visto, tornando indietro, che ci sono quei nanetti lì che vi abbiamo fatto toccare, no? Quelli sono il vostro riferimento per sapere che siete arrivati al pontile. Scoprirete quando vi immergerete ancora al laghetto che ci sono disseminati per tutto il lago una serie di riferimenti che vi permettono di orientarvi e sapere più o meno dove siete. Ogni tanto li spostano, però finché non li spostano potete navigare, ok? A quel punto ci si metterà d'accordo anche su la risalita, risaliamo in libera, risaliamo con un riferimento, pedagno, c'è tutta una serie di cose. Uscita dall'acqua, ricordatevi di controllare che la scaletta ci sia. Ogni tanto qualcuno si dimentica di controllare, dopo magari non c'è la scaletta. Soprattutto se magari vi immergete tra amici che hanno la barca. Ok? L'altra parte è un piano di emergenza. Ovunque andiate, la cosa importante è, soprattutto se andate all'estero, perché magari in Italia il problema non sussiste, sapere se c'è una camera iperbarica, dov'è l'ospedale più vicino, qual è il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza. Ok? Ok. Oh, il calcolo del consumo di gas. Allora, ne abbiamo parlato anche in precedenza. Ognuno di noi ha un consumo personale, ok? Che aumenta con l'aumentare della profondità, giusto? Ovviamente dipende anche da come respiriamo, da quanto ci muoviamo. Vi taglio le manine al lago, ve l'ho promesso. C'è un calcolo che si fa, di solito si fa un po' più avanti, non subito, perché adesso magari respirate tanto perché siete agitati. E per calcolare il vostro consumo si fa, per esempio, adesso ve faccio prima spiegarvelo a voce, si naviga a una determinata profondità, tipo 10 metri costanti, per 10 minuti, ok? Si prende il tempo nel momento in cui si parte e il tempo, vabbè, 10 minuti, dopo 10 minuti quanto si è consumato, ok? In questo caso cosa succede? Si ha un volume della bombola che è costante, si vede il consumo di gas in bar, ok? E si divide questo volume totale da il tempo per la pressione assoluta. Più complicato, cioè è più complicato da spiegare che da fare. Avete una calcolatrice? Pronto? Posso? Sì, ci siamo. Vai, Torre. Allora, vediamo se riesco a fare un esempio. Io non vedo più niente, nessuno. Come non vedi più niente? Mi sono perso. Ah no, aspetta, l'ho aperto. Grazie. Un attimo, pazienza che torno in me stesso. Allora, adesso vi vedo. In realtà non vi vedo. Sì, vi vedo.
Bene, ho un attimo bisogno di avere dei visi davanti, perché sennò c'ho solo Biagini là. Io con, sia passo. Contro luce. Ciao, che carini, grazie. Allora, famosa domanda, ma quanto ti dura una bombola? Esatto. Ti sarà venuta, no, la domanda, ma quanto, oppure qualcuno quando dice, ma stai facendo subacquea, ma quanto dura una bombola? Subito dopo, ma quanto fondo puoi andare? E qual è l'altra? Ma lo sanno i tuoi che fai subacquea? È pericoloso. Allora, il discorso è questo. Non c'è modo di dire quanto dura una bombola in assoluto, perché Chiara può consumare più o meno di me, e che a mia volta posso consumare più o meno di Silvia, e via discorrendo. Okay, quindi dobbiamo valutare sempre noi stessi. Uno dei motivi per cui vi abbiamo insegnato questo gesto qui, no? Lo ricordate? Ecco, questo qui vuol dire, dai, ho fame, andiamo a mangiare. No, questo vuol dire quanta aria ti è rimasta, e noi abbiamo quello strumento che si chiama manometro, che ci dice, in realtà non ci dice quanta aria ci è rimasta, ci dice qual è la pressione attuale all'interno della bombola. Noi, tramite un calcolo, se vogliamo farlo o meno, ma ormai siamo abituati a pensare in bar, quindi non ci interessa, possiamo sapere quanti litri di aria ci sono nella bombola, giusto? La bombola ha un volume fisso, lo moltiplico per il numero di atmosfere e so quanti litri di aria compressa ci sono in quella bombola. Per cui, se ho una bombola da 10 litri a 200 bar, quanti litri di aria ci sono là dentro? 2000. 2000, bravissimi. Perfetto. Allora, quello che diceva Benny è, scendiamo a una quota fissa, di solito si fa 10 metri, perché a noi ci piacciono i calcoli facili, insomma, non abbiamo... Ok? E quindi io a 10 metri faccio, nuoto, mi muovo a una velocità costante, senza fare cose strane, pinneggio per un 10 minuti, 20 minuti metti, no? Faccio a 10 metri, pinneggio 20 minuti. Prendo quanti bar ho in bombola prima di partire, magari un esercizio che è una delle prossime immersioni facciamo. Quindi scendiamo, ci diamo l'ok, tutto a posto, sì, bene. Quanta aria abbiamo? E ci prendiamo nota. Giuseppe ne ha 150, la Chiara ne ha 130, quello che è. A quel punto si va a farsi questo giretto a 10 metri. Quindi dopo 20 minuti, ricontrolliamo quanta aria abbiamo nelle bombole, e Giuseppe, che aveva 180 bar, se ne ritrova con 110. Ok? Questo vuol dire che Giuseppe in 20 minuti ha consumato quanti bar? Da 180 a 110? 70, perfetto. Quindi ha consumato una certa quantità di bar. Se noi quel numero di bar lo trasformiamo in litri di aria, sappiamo quanti litri abbiamo, giusto? Possiamo fare anche 10 bar, ragazzi, non serve che facciamo i calcoli. Il mio concetto è, sapendo quanti bar abbiamo consumato, sapendo che la bombola misura 10 litri, siamo in grado di sapere esattamente quanti litri abbiamo consumato. Se sono 70 bar per una bombola a 10 litri, secondo me fa tipo 700 litri. Ma così è, giusto per... Giusto? Bene. Mi sono fatto i calcoli prima, così sono sicuro. Se no faccio anche brutta figura. Allora, io ho consumato, navigando a 10 metri, 700 litri di aria, giusto? Torna a tutti? Torna. Benissimo. Questo vuol dire che il mio consumo di aria, abbiamo detto in 20 minuti, 700 litri, vuol dire 350 litri in 10 minuti, vuol dire 35 litri al minuto. Ci siamo? E fate 700 diviso 20. 700 litri se diviso 20 minuti. Fa 35 litri al minuto? Accendiamo? Sì, sì, perché comunque l'istruttore ha sempre ragione. Quindi dite di sì. Ok. Ok, quindi io ho consumato 35 litri al minuto della mia bombola per pinneggiare a 10 metri. Se io lo stesso lavoro lo faccio in superficie,
quanti litri ipoteticamente dovrei consumare? Tanto, prima domanda, ne consumo di più o di meno al minuto? Meno, meno. Meno. Tutti d'accordo? Chiara? Perché ne consumo meno? Appurato che possa essere giusto, perché ne consumo meno? Se no vuol dire che avete tirato a caso, poteva essere più o meno. No, perché no. Il volume dai, di dai, uomo del gruppo, tira fuori gli attributi e dimmi perché avete consumato meno in superficie. Perché abbiamo visto che a profondità maggiore cioè, ci sono dei consumi maggiori, perché... Dai, dai che ci sei, dai che manca poco. Perché... Perché? Perché volume e pressione sono inversamente proporzionali, giusto? Sì, la pressione aumenta, il volume diminuisce. La pressione aumenta, il volume diminuisce. Quindi, volendo riempire uno stesso volume fisso, io in realtà devo usare più aria, giusto? Sì. Quindi, se a 10 metri rispetto alla superficie il mio consumo com'è? In base a questa formula che hai appena esplicitato. Si dimezza? Perché la pressione si dimezza, scusa, raddoppia. Ok, quindi a 10 metri è il doppio che in superficie. Quindi se io a 10 metri consumo 35 litri al minuto, ipoteticamente in superficie quanti ne consumerò? 17,5. Perfetto. Ok, questo è il sistema fatto al contrario per capire come faccio a calcolare qual è il mio consumo di litri d'aria al minuto. Mi torna? Sì. Sì. Boh. Quindi noi abbiamo fatto un calcolo basandoci su dei numeri che abbiamo ritirato fuori facendo degli esercizi e abbiamo determinato che il mio consumo d'aria in superficie, consumo d'aria equivalente in superficie, è di 17 litri e mezzo al minuto. Va bene? Sia poco sia tanto, non ci interessa. Guarda, facciamo che sia 20 litri al minuto, così abbiamo i numeri tondi, è più facile. Dato questo, voi siete in grado di avere un'idea di massima e di pianificarvi in linea di massima quale potrebbe essere il vostro consumo in base all'immersione che volete fare. Voi fra qualche giorno, settimana, sarete degli open water diver. Potreste andare a quale profondità? 18 metri. 18 metri, bene. Allora, se dovete stare un quarto d'ora a 18 metri, 20 minuti perché sono buono, quanta aria vi serve? O quanta aria mi servirebbe a me? Facciamo 20 metri, dai, perché sono proprio buono. Siete a 20 metri di profondità e ci state 20 minuti. Allora, 20 metri ci sono... E io consumo 20 litri al minuto in superficie. E io consumo, scusa, 20, 20 litri, litri al minuto, vi ho detto, in superficie. Okay. Sono 20 metri per 20 minuti. Dovete partire dalla superficie però, ragazzi, perché sono da 20 metri e 20 minuti. Chiara, dimmi la tua risposta. Grazie. Dai, allora, Chiara, cosa dici? 60. A 10 metri. Cosa? Cos'è 60? Litri. Sì? Al? Al minuto. In? A che profondità? Abbiamo detto a 20... Ok, a 20 metri il mio consumo d'aria sarà l'equivalente di 60 litri al minuto in superficie. Mi torna? Sì. Boh, quindi per stare 20 minuti? 1200 litri. 1200 litri. Praticamente un bar. Esatto, una sete, un weekend di movida al bar. Ok, in una bombola da 10 litri quante atmosfere sono? Sono proprio 120. 120 atmosfere. Bravo, dai che hai recuperato lo scettro, bravo. Ok? Questo è tutto il famoso ragionamento messo molto molto alla spicciola in pratica per capire che tipo di bombola mi serve in base a cosa voglio fare e in base a quanto consumo. Naturalmente i consumi non è che li fate domani e poi di tutta la vita il consumo vostro sarà quello, perché più andate in acqua, più fate esperienza, più imparate a muovervi, più migliorate l'assetto, più migliorate la pesata, meno consumerete un po' alla volta.
E quindi magari ogni tanto si fa questo giochetto di dire ok, mi faccio 20 minuti a 20 metri, che vuol dire 10 minuti andare, 10 minuti tornare, calcolo quanto ho consumato e più o meno mi aggiorno la mia cosa. Ok? Claro? Chiaro. Ok. Bene. Ok. Possiamo andare avanti? Benny è congelata. Si muove più la Benny. Benny? Vabbè. Vado avanti io. Dove eravamo rimasti? Aspettate che trovo le slide perché Benny... Credo, no, si è ricollegata, dovrebbe essere collegata. No, ci sono, non mi sono mai scollegata. Ah. Mi sentite? Sì, sì. Sì. Okay. Possiamo andare scusate, avanti. Ho provato a connettermi col telefono per sì, vedervi anche, ma c'era tutto un casino. Due dita bloccate là da qualche parte. Scusate, allora. Ho fatto una prova. Ok. Perché non vedervi è un po' difficile. Evitare il panico. Oh, che bella foto, ragazzi. Beh, è abbastanza indicativa, direi. No, no? No, ma molto realistica la cosa. Molto realistica. Ci porteremo giù le GoPro le prime volte che andiamo in giro e vi faremo le riprese. Esatto. Altro che tutte quelle riprese dove non c'è una volta il vostro istruttore. Non ci fosse una volta il vostro istruttore in cui... Non si vedono le immagini. Come non si vedono le immagini? No, non si vede l'immagine, bene. No, non si vede. Ahia, allora, aspetta che riprovo. Guarda che profilo contro il nero della notte. Vedete? No. Cosa vuol dire no? Cosa vedete che non capisco? Una cosa grigio verde, un bel verde, vediamo. Su serio? Grigio sì, verde no. Provo a condividere io, vuoi che provo a condividere io? Vediamo cosa succede. Sì, prova. Esci tu però dalla condivisione. Ah, non sapevo. Hello. Vedete le slide? Sì. Sì. Boh. Ok. Questo è quello che potremmo definire... Un subacqueo in panico. Un leggero stato di panico. O si è drogato. Bene, bene, vadi pure avanti. Vado avanti. Allora, che cos'è il panico? Lo sapete? Il panico, diciamo, è lo stadio finale quando ormai il subacqueo terrorizzato non capisce più nulla e l'unica cosa che vuole fare è uscire dall'acqua. Ovviamente si arriva al panico tramite tutta una serie di step, se vogliamo chiamarli così. Tutto ciò che è stress, tutto ciò che vi crea difficoltà potrebbe portarvi in panico. Ovviamente il panico fa sì che voi non ragioniate più. Ed è il momento peggiore perché rischiate di farvi male a voi stessi o agli altri, ok? Quando parliamo di difficoltà, di stress, eccetera, possono essere di varia natura, ok? Possono essere mentali, possono essere fisici. Per esempio, se fate fatica a respirare, ok, perché avete finito l'aria, è sicuro che andate in panico, giusto? Se, che ne so, respirate male perché iniziate ad avere una respirazione poco profonda e tanto veloce, iniziate ad avere... fame d'aria e quindi
avrete difficoltà a sentirvi sereni e tranquilli, cioè andrete proprio in affanno, ok? Ovviamente sono situazioni che possono essere gestite prima. Come si fa a evitare di finire l'aria? Tommaso? Beh, controllerò con una certa frequenza il mio manometro. E esatto. Vedrò di consumare il meno possibile durante l'immersione. E come fai a consumare il meno possibile? Beh, intanto mantenendo la calma e evitando situazioni di stress. E guardami. Secondo me, non gesticolare, esatto, con le mani. E per esempio, io faccio sempre questo gesto qui, sott'acqua. Non so respirare se a fondo. Respirate a fondo e con calma. Cioè, dovete imparare a gestire anche la respirazione stando attenti e concentrati, respirando con calma. Di solito si dice un atto inspiratorio, cioè e il tempo di espirazione dovrebbe essere doppio. Vero Torre, così mi insegni? Sì, diciamo. Per tutta una serie di ragioni fisiologiche, che adesso non è questo la sede, la respirazione influisce moltissimo sullo stato di rilassamento o può influire moltissimo sul nostro rilassamento. Come è vero viceversa, cioè se siamo agitati respiriamo male, cominciamo ad accorciare il respiro, che è quello che può succedere nel momento in cui abbiamo un problema, non riusciamo a gestirlo e quindi cominciamo a respirare più affannosamente. Allora, il consiglio che vi do io, per quanto riguarda la respirazione, o meglio, le ventilazioni, quindi lo scambio, inspirare, espirare, mentre facciamo subacquea, è quello che diceva Benny, cercate sempre di espirare molto lentamente rispetto a quanto inspirate. Un ritmo buono può essere il rapporto di 1 a 2. Inspiro in 2 secondi, espiro in 4. Inspiro in 3, espiro in 6. Poi ognuno c'ha il suo. Ma in ogni caso cercate di espirare sempre molto, molto lentamente. Questo impatta sul sistema nervoso e automaticamente ci abitua, ci rilassa. Potete provarlo anche seduti in giro. Provate a espirare piano, inspiro e poi ti butto fuori piano piano piano. Questo da una parte automaticamente ci fa rilassare, ok? Abbassa il ritmo cardiaco e ci permette appunto di rilassare tutto il nostro sistema. Dall'altra parte, molto, molto praticamente, dal punto di vista dei consumi, se io espiro in un tempo molto più lungo, vuol dire che in un'unità di tempo fissa, se io impiego più tempo a espirare di quello che impiego a inspirare, probabilmente consumo di meno. Cioè, se io in un minuto inspiro 3 volte, espiro 3 volte, ok? Io consumo, mettiamo che ogni volta scambio 1 litro d'aria, io consumo 3 litri d'aria, giusto? Se io inspiro in uno ed espiro in 2, nello stesso minuto non farò 3 ventilazioni complete, ma ne faccio solo 2, giusto? Quindi il mio giro d'aria non sarà più 3 volte il litro, ma sarà 2 litri. Sono riuscito a darvi un attimo un'idea molto pratica del perché espirare lentamente conviene? Sì. Sì, o forse può darsi, non lo so, ci devo pensare con calma, magari... No, se no ve lo rispiego, cioè è una questione molto semplice in realtà se ci pensate. Supponiamo che voi inspiriate ed espiriate in 10 secondi, va bene? In un minuto lo fate 3 volte inspirate, 3 volte espirate, ci sta? Ci sta.
Perfetto. Supponiamo che adesso facciamo 1 a 2, per cui inspiro in 10 secondi ed espiro in 20 secondi. Stiamo facendo numeri enormi, ma è per capirsi. Nello stesso minuto fate due respiri, giusto? Giusto. Quindi se voi ogni volta che tirate dentro e buttate fuori consumate un litro d'aria, respirando 1 a 1 ne consumate 3 al minuto, respirando 1 a 2 ne consumate 2 al minuto. E quindi comunque nell'assoluto consumate di meno. Questo è il pensierino che non vi farà dormire questa notte e cercherete in tutti i modi di capire come funziona il giochetto. Diciamo, non so se avete mai fatto yoga o cose simili, però è anche una tecnica per addormentarsi il fatto di rallentare il respiro ed ascoltarsi respirare, proprio perché rallentando ci si rilassa. Quindi, stando attenti a come si respira, si evita magari di agitarsi o di consumare tanta aria, e questo ci porta a evitare lo stress. Altre cose che influiscono sulla tranquillità oppure aiutano lo stress sono ovviamente le condizioni ambientali in cui ci immergiamo. Il freddo, se fa tanto freddo, dopo 10 minuti che siamo immersi magari non siamo più a nostro agio e questo ci può provocare stress. Se c'è poca visibilità può crearci stress, perché magari vedere la costa è più tranquillo che vedere il nero, giusto? Banalmente. Se incontriamo dei pesci aggressivi, tipo i persici che ci sono al lago, che sono grandi così, magari ci spaventiamo, ok? O se un pesce gatto cerca di baciarvi in bocca, come è successo a me mercoledì, vi agitate, ok? Perdere il compagno, per esempio, è una causa di stress forte. Non sapere più dov'è, sapere se è uscito. Che altro? L'attrezzatura, il fatto di essere a proprio agio con la nostra attrezzatura. Se noi noleggiamo i GAV sono diversi, vestono in modo diverso e magari quindi questo ci crea dei problemi, ok? Essere a proprio agio, conoscere bene la propria attrezzatura ci rilassa e ci tranquillizza. Come allo stesso tempo divertirci ci rilassa, non ci mette stress, giusto? Banalmente. Immergerci alla profondità a cui ne siamo abituati, secondo quello che abbiamo imparato, ci rende le cose più semplici. Se iniziamo ad aumentare la profondità, aumenta lo stress, ok? Perché non sappiamo gestirla. Se ci immergiamo con un compagno che conosciamo, ovviamente questa cosa ci crea meno problemi che immergerci con una persona che non conosciamo, no? Torre? Sì. Torre? Sì. Grazie. La cosa importante è capire... Perché è inquietante sto viso. Sì, vabbè, dai, insomma, poi si immergeranno con qualcuno di noi che questo viso ce l'ha di default, voglio dire. Considerate che è importante riconoscere lo stress o il panico. Vedere una persona in panico che respira velocemente, ve lo accorgete anche dal rumore che fa o dalla quantità di bolle, è importante fuori dall'acqua come dentro l'acqua, ok? Perché la prima cosa che dovete fare sicuramente è fare in modo che non vi prenda, ok? Una persona in panico reagisce in modo non... sicuro, sta giocando con i colori, Torre, finisci.
scusate. È uno di quegli argomenti brutti a cui non si vuol pensare. Però sia dentro l'acqua che fuori dall'acqua è importante riconoscerli, ok? Una cosa che magari a voi non crea stress, a un'altra persona o al vostro compagno crea stress. Questa faccia qui è un chiaro segno di stress, no? Un compagno che non reagisce a indicazioni tipo in superficie, gonfia il gav per rimanere a galla, ma si agita, non sta ragionando e quindi è in panico, ok? È importante, prima di tutto, che mettiate in salvo voi stessi. Se vi dovesse afferrare, la cosa migliore che potete fare è scendere. Perché se c'è una cosa che un impanicato non fa, è quello di seguirvi sott'acqua. Ok? Quindi la prima cosa è mettetevi in salvo. Poi, in secondo momento, se riuscite ad aiutarlo, tipo sganciandogli i piombi, gonfiando il suo gav, è una cosa utile, ma sempre a distanza di sicurezza, prendendolo da dietro, eccetera. C'è un corso che si chiama Stress and Rescue, come avete visto sabato scorso al lago, che insegna queste cose, ok? Come open water è importante che magari vediate quello che sta accadendo in modo tale da non mettervi in pericolo, o che magari se sentite che non siete a vostro agio, puoi passare alla slide successiva. Nel momento in cui vi accorgete che qualcosa vi mette stress, vi preoccupa, dovete prima di tutto respirare e stare attenti a come respirate, ok? Fermarvi, pensare e a quel punto agire, ok? Perché se fate le cose istintivamente senza pensare, rischiate di peggiorare la situazione. Va bene? Stanno pensando. Quindi sono quattro, eh? Fermati, respira, pensa e agisci. In quest'ordine, fondamentale l'ordine. Sabato in piscina vi abbiamo insegnato delle cose, giusto? Ancora addirittura, no, sabato in piscina, sabato al lago. Abbiamo fatto delle prove, no? Ho finito l'aria, dammi aria e siamo risaliti. Una delle cause peggiori, ovviamente, di stress è quella di finire l'aria. Voi però avete imparato tutto quello che vi serve per gestire questa tipologia di situazione, giusto? Quindi se ho un compagno vicino, gli faccio il segnale, lui mi darà l'erogatore e dopodiché, finita l'immersione, si risale, corretto? Se invece non ho il compagno vicino, cosa facciamo, Tommaso? Farò una risalita in assetto. O una risalita d'emergenza. Nuotando. Giusto. Abbiamo visto le due tipologie. La cosa importante che vi ricordo, cioè, che non mi stancherò mai di ripetervi, è via aeree aperte. Ok? Perché quello è l'unico rischio che avete. Quello più grande. Quindi, o fate un suono, o tenete la bocca aperta, guardate sempre verso l'alto, ok? Lasciate i piombi, amen, li ricomprate. Vai pure avanti. Le abbiamo viste, la REN, risalita di emergenza nuotando, e la risalita di emergenza in assetto. In assetto è nel momento in cui lasciamo i piombi giù per riuscire a uscire
direttamente in superficie. Ok? Faremo quella di in risalita emergenza nuotando al lago sabato. Va bene? Andiamo avanti. Come avete capito, non finisce qui, anzi, avete appena cominciato un'avventura. Esistono le specialità, ne abbiamo parlato sabato al lago. Si acquisiscono esperienza man mano che scrivete sul logbook in automatico. Ai 300, ai 500, ai 1000, ai 100, a vari step, vi dà tipo una medaglia. Vi arriverà addirittura il tesserino a casa. Perché questo testimonia la vostra esperienza. Testimonia la vostra esperienza, ovviamente, non a voi che sapete cosa avete fatto, ma a chi vi presentate per immergervi. E poi alla fine sarà quello che effettivamente conterà, non è solo il corso, è proprio la tipologia di immersioni che vi farà crescere come subacquei. Poi ci saranno anche tutti i corsi che volete fare, eccetera, ma il continuare a immergervi sarà quello che vi darà continuità. Domande? No. Benissimo. Continuate a segnarvi le immersioni sul logbook, mi raccomando. Non siete ancora nella fase in cui potete evitarlo, perché per esempio per un advance sono necessarie 24 immersioni, ok? E devono essere registrate per poter emettere il brevetto. Andiamo avanti. Che c'è la parte bella adesso. Famose tabelle. Le avete viste? Le avete guardate? Sì, ci abbiamo dato un'occhiata l'altra volta. Bene. Allora, qui c'è anche la parte dell'EAN 32, dell'EAN 36, dell'immersione con aria. A sinistra trovate le profondità in metri. 3, 4 e mezzo, 6, 7 e mezzo, 9, 10. Ok? Ci sono dei link che vi vengono dati in minuti e li trovate subito, ok? Ovviamente man mano che si aumenta con la profondità il tempo diminuisce. A 40 metri il massimo della profondità del tempo, scusate, terza colonna, 5 minuti, se no bisogna salire a 37 metri per 10 minuti, dopodiché si esce di curva e quindi sarà necessario fare della decompressione, ok? Ovviamente il vostro limite sono i 18 metri. Benny, scusa, come tempo in minuti intendono tempo di fondo? Quindi da quando ti immergi a quando inizi la risalita o come tempo totale? Tempo di fondo. Tempo di fondo, ok. Sì. Tempo di fondo nel momento in cui inizi a risalire, ovviamente il tuo computer inizia a calcolare questa cosa. Mm-hmm. E quindi a alleggerire il limite di decompressione. Ok.
quello che non si deve mai fare è arrivare ai limiti. Cioè, siccome posso stare 10 minuti, ci sto 10 minuti. No, si deve sempre essere un po' conservativi e farne magari 9. Perché già al 10° minuto scatta la decomprensione, ma non solo. Siccome le tabelle sono, e anche i computer, sono sempre basati su degli standard, no? Ma noi siamo, ognuno di noi è diverso. Quindi ci potrà essere la volta che sono più stanco, il mio fisico reagisce in modo diverso. Quindi essere conservativi, metterti da una parte la sicurezza, significa non aspettare l'ultimo secondo per iniziare a risalire. Ok? Come vi dicevo, le tabelle sono valide, se vogliamo dirlo, per le immersioni quadre, non calcolano le immersioni multilivello. Quindi sono utili per capire il concetto su cui si basa il computer, però poi alla fine la cosa più utile che potete fare è avere un vostro computer. Ok? E ogni persona deve avere il proprio e tenerlo sempre addosso. Quindi non è che ce lo si scambia. Beh, ma dai, adesso tu usa il mio, io uso il tuo. No, perché ovviamente magari di mezzo metro Silvia è andata più profonda di Tommaso, ok? E le cose cambiano, soprattutto nel caso in cui si facciano diverse immersioni o immersioni ripetitive, ok? Quando i numeri che vedete sotto A, B, C, D, E, F, G sono dei gruppi di appartenenza, ok? Quindi dopo 12 minuti a 27 metri voi uscite a un gruppo D. Lo vedete? Sì. A quel punto nella tabella successiva passiamo alla tabella successiva, torre. Tower. Bravo. D, vedete? No, fermo. Bravo. D. Cosa vedete? 0:10. 1:09, 1:10, 2. Questi sono i tempi di superficie. Quindi dopo 2:50 voi arrivate ad avere un gruppo di appartenenza B. Quindi siete stati 2:50 in superficie prima di immergervi di nuovo. Ok? Gruppo B significa, allora, che acquisite comunque, non siete tornati alla condizione iniziale in cui non avete nulla, ma avete comunque un carico di azoto, ok? Il gruppo B vi darà dei tempi massimi e dei tempi minimi in cui immergervi. Probabilmente sono nella tabella successiva. B. Se noi ci vogliamo immergere a 12 metri ad aria, vediamo che c'è un 17 e un 113. Ok? 17 sono i minuti a cui che dovremo aggiungere ripartendo da capo. Cioè, se io adesso decido di immergermi, okay, in sicurezza, cosa succede? Io decido di immergermi a 12 metri e so che voglio starci 20 minuti, ok? A quei 20 minuti devo aggiungere 17 minuti, quindi diventa 37, perché
è una quantità di tempo che è stata calcolata considerando l'azoto che avete già assorbito. Quindi voi in realtà starete 20 minuti, ma è come se vi sarete immersi per 37. E quindi andrò a rivedermi la tabella 1? Esattamente. Prendendo come tempo di riferimento 37 e non 20. Esattamente, a profondità di 12 metri. Ovviamente parlo di aria. Il massimo a cui potrete arrivare sarà 113 minuti. Il massimo prima di uscire dalla curva? Esatto. Se volete, vi farò vedere delle altre tabelle, magari me le stampo e me le porto al lago, che sono un pochino più semplici. Ovviamente questo è per calcolare le immersioni ripetitive, ok? Ve lo ripeto nel caso non sia stata molto chiara. Questo è per capire un po' il concetto. Cioè, a ogni immersione voi accumulate azoto, no? E quindi all'immersione successiva potrete stare un po' meno tempo. Perché è come se doveste aggiungere una quantità che avete già speso in quelle precedenti. Se avete un computer è tutto più semplice, perché un computer vi calcola la profondità effettiva, qua potete solo calcolare il fondo e un'immersione completa come se aveste fatto tutta 20 metri, magari invece avete fatto solo i primi 3 minuti a 20 metri, poi siete risaliti, avete fatto altri 3 minuti a 15, poi siete arrivati a 12, eccetera, no? Mentre invece qui non avete la possibilità di calcolare multilivello. Un computer invece ve lo dà, vi calcola esattamente il tempo di superficie e poi rivaluta l'immersione successiva. Spesso i computer hanno anche dei livelli di sicurezza, ok? Quindi c'è quello normale, c'è quello che magari è adatto a una persona che ha già sofferto di MDD e quindi gli allunga di molto la decompressione, oppure al contrario vi accorcia molto il tempo di fondo perché volete essere molto ma molto più sicuri, ok? Io credo che siano finite le slide. Se volete, guardiamo un attimo i tempi la differenza dei tempi di fondo su col Nitrox, che magari è più interessante. Ne andrei sopra, però. Nella prima tabella. Voilà. Allora. Si vede molto, però in aria 15 metri, grazie, troppo. A 15 metri perfetto, e a 32 un equivalente a una profondità di 19 metri. E a 36, 21. Ma guardate i tempi a destra. Cioè, a livello di stesse di profondità maggiori abbiamo gli stessi tempi, no? Cioè, se noi andiamo a 21 metri con un EAN 36, abbiamo lo stesso tempo di un 15 metri in aria. Quindi è ovvio che se confrontiamo i 21 metri in aria
potremmo starci molto meno per uscire in F, tipo 21 metri per uscire allo stesso gruppo, 30 metri. Se invece abbiamo un EAN 36, potremmo starci 40 minuti e avremo lo stesso carico di azoto. Dovete confrontare le profondità, ok? Quindi prima colonna 21, terza colonna 21, ok? Per uscire la stessa quantità di azoto, con un EAN 36 potete stare 40 minuti, con l'aria potete stare 30 minuti e uscite con la stessa quantità di azoto F. Sono 10 minuti di differenza di fondo, quindi un'immersione in cui potrete stare 10 minuti in più non è poco, per avere pari livello di bolle, diciamo così. No, devo rivedere meglio perché Doppler limits meglio. Abbiamo detto che l'azoto influisce sulla quantità, sul tempo, no? Perché è il gas inerte che viene assorbito dai tessuti, ma che i vostri tessuti non utilizzano come l'ossigeno. Mentre l'ossigeno, i tessuti, diciamo, se lo mangiano, l'azoto invece bisogna espellerlo dalla parte giusta, giusto? Ed è quello che ci obbliga ad uscire in un tempo massimo, in modo tale da non fare decompressione. E che ci dice tra 10 minuti risali perché hai finito il tempo di fondo, giusto? No, non ci siamo. Posso? Sì. Allora, come diceva Benny, l'azoto, che vi ricordate che nella miscela che respiriamo è il 78%. Ok, 78-79%, è quello che ci crea problemi, perché non venendo metabolizzato in nessun modo, tanto ne entra, tanto ne esce. In più, quando andiamo in profondità, l'aumento della pressione a cui siamo sottoposti ne fa assorbire di più. Quindi l'idea è stata, se noi teniamo meno azoto nella nostra miscela di aria, possiamo stare sott'acqua di più, giusto? E infatti lo vedete qua, nel senso che se voi andate a prendere adesso coloro la tabella, se voi andate a prendere i 21 metri, ok? 21 metri in aria, quindi con l'azoto al 79% e in EAN 36, dove l'azoto sarà il 64%, io posso rimanere a 21 metri in aria al massimo 40 minuti. In EAN 36 ci posso restare 70 minuti. Chiaro? Quindi vuol dire che usando delle miscele nitrox alla stessa profondità io posso rimanere molto più tempo prima di uscire di curva. Questa è una delle basi. Ok? Ovviamente c'è il controindicazione che io non posso usare, perché con delle miscele arricchite di ossigeno posso scendere meno profondo, cioè più ossigeno ho, meno profondo posso scendere per via del problema della... come si dice? Tossicità dell'ossigeno, ok? Però a quote ragionevoli, di 18-20 metri, ma anche più giù in realtà, posso usare delle miscele di nitrox ben arricchite. Vi ricordo che comunque il massimo della miscela nitrox in ricreativa è il 40%, quindi un 36% è già una buona cifra. Io a 21 metri posso starci mezz'ora di più, ok? Supponiamo che invece di 21 metri vogliamo stare a 15 metri, ok? 15 metri aria, 15 metri
Nitrox, 15 metri aria, vediamo questo, 70. 15 metri nitrox, 160. Ok? Quindi siamo a due volte più del doppio. Credo che 160, che sono più di due ore e mezza, ci serve una bombola tanto, tanto grande per riuscire a stare due ore e mezza. Ok? E stiamo parlando di 15 metri, non è che stiamo parlando di 1,20 m della piscina. Quindi qui i limiti cominciano a essere quelli della disponibilità di miscela. Finisco prima la bombola che il tempo che posso stare lì. E considerate che comunque tra i 15, 20 metri, 25 sono quelle quote dove c'è comunque più colori. I colori sono più vicini alla superficie, quindi le cose colorate sono più vicine alla superficie che più fonde, perché non c'è luce in profondità, quindi sono pochi colori. Questo ha dall'altra parte il vantaggio appunto di dire, ok, allo stesso tempo io assorbo ovviamente molto meno azoto. Perché dopo mezz'ora, se uso un Nitrox 36, avrò assorbito comunque meno azoto di quanto, stessa quota, stesso tempo, usando un Nitrox assorbo molto meno azoto di quanto ne assorbo usando una miscela di aria normale. Quindi ha un duplice vantaggio. In ogni caso non vi fa consumare di meno. No. Togliamoci il dubbio, non serve a consumare di meno. Quindi no. I famosi 20 litri al minuto in superficie rimangono 20 litri al minuto in superficie. Siete meno stanchi, potete stare in acqua di più, ma non vi fa consumare di meno. Questo è un piccolo riassunto del Nitrox. Poi se farete il corso Nitrox, vi racconteremo tutti i segreti del Nitrox. Qualcos'altro, Benny? No. Direi che abbiamo chiuso con la teoria. La teoria del corso Open è finita. Adesso vi resta solo di fare l'esame, che è stato fissato sabato, giusto? Sono mille domande. 2500 domande con collare elettronico in caso di errore. Puoi interrompere la condivisione? Meglio che interrompo la condivisione prima di far venire mal di... Sì, tra un po' vomito. Si è interrotta? Sì. Bene. No, a parte gli scherzi. Volete che facciamo sabato l'esame oppure no? Sabato. Allora ce ne sono due, quindi nel caso in cui sbagliate il primo, potete rifare il secondo, però fare il 20%, più del 20% delle domande sbagliate dovreste impegnarvi un attimo. Cioè, dovete proprio decidere di sbagliarle, capito? Okay. Fidatevi. Poi ricordatevi che se c'è qualche domanda che non capite o non vi è chiara, potete sempre chiedere che vi venga spiegata, perché non è detto che tutte le domande siano perfettamente chiare, ok? Potrebbe esserci qualche domanda che è un po' arzigogolata. Allora, piuttosto che rispondere a caso sbagliato, chiedete. Non vi possiamo dare la risposta, però vi possiamo spiegare la domanda. Ah no? Okay? Ma neanche in cambio del cibo? Del cibo? Vengo con un catering, allora. Poi io do anche la risposta. Ma ci sono anche le domande maledette dell'app, tipo tutte le risposte sono vere, tutte le risposte sono false. Certo. Le precedenti. Sì. Ovvio. Ma in quel caso possiamo ragionarci insieme, voglio dire, no? Ma le domande quindi sono praticamente come l'app, insomma. Risposta multipla. Ogni domanda ha 4 possibili, da 1 a 4 possibili risposte. A 3. Ma in realtà voi potete mettere sempre solo ed una sola crocetta. Esatto. Comunque ve lo spieghiamo sabato, eh? Non è che dovete prendere appunti adesso. Prenoto da mangiare. No, a parte gli scherzi, voi mangiate... Cambia un frigo. Voi mangiate, chiedo? Va bene, sì. Volentieri. Chiara? Sì.
Io si può anche portare qualcosa se uno non vuole mangiare lo spiedo, sì, non esatto, è obbligatorio. Io porto. Adesso telefoniamo, chiediamo come funziona, se andiamo a prendercelo, se bisogna andarlo a mangiare lì. Va bene. Ok. Domande? No. No, niente. Quindi noi ci rifacciamo, se ci rifacciamo comunque un po' tutte le domande dell'app, facciamo un bel ripasso e ci siamo. Sì, esattamente. Mi sembra un'ottima idea. Va bene. Anche perché l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, quindi non me lo ricordo. Va bene. Beh, per me si può fare sabato, ce lo togliamo, basta. Proviamo. Facciamo un'immersione e l'altra e poi la Benny per prendere, ci porta a vedere il furgone. Io prima vi correggo con la penna rossa. Voi sapete che io ho la passione della penna rossa. Aiuto. Ecco, le penne ce le portate voi, ce le portiamo noi. Io ne ho. Ok. Bisogna chiarire anche questi dettagli. Certo, ma certo. Se non avete la penna potete usare il sangue. Facciamo un buco sul dito e tamponate sulla risposta che ritenete corretta. Così poi la Benny non può neanche usare la penna rossa. No, no, non potete togliermi questo piacere, dai. Mordete il dito e andate a tamponare sulla risposta giusta. Beh, insomma, troviamo un coltello da sub. O al massimo quello con cui ho tagliato il salame. Bene, ragazzi, se non avete dubbi, domande, perplessità in questo momento, chiuderemo la riunione. Ci aggiorniamo per sabato a questo punto e studiate, studiate, studiate. Bene, bene. Ok, va bene. Okay. Va bene. Ciao. Ma siamo solo noi tre all'esame sabato o c'è anche Eddie? No, ci dovrebbe essere anche Eddie. Ah, diciamo okay. Che vince la maggioranza, quindi farà l'esame anche lui. Di sua spontanea volontà. Ma basta che non glielo diciate e lui arriva. Glielo facciamo a sorpresa. Surprise. Sì, vabbè, adesso non pensate che sia chissà che cosa sto esame. Cioè. No, 2500 domande. Ma si ripetono, ogni 1000 si ripetono. Ah, ok. Siamo copia e incollare, insomma. Sì, esatto, bravo. Bene. Va bene. Ciao, fate tranquilli. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte. Grazie.